Ciao Camel, come la stai? Io non mi sento tanto bene. No, è uscito un nuovo DBCM. Le bisserie devono chiudere a scena. Che come se in Formula 1 alla Ferrari la fai gareggiare con solo due ruote. A questo punto la lascio ferma ai box, no? Che poi, da come sta andando in questi ultimi anni, mi sa che la Ferrari manco le altre due ruote gli hanno montato, mannaggia le bisserie. Che adesso ho capito che significa DBCM, sta per dopo pranzo chiudiamo. Mi sono scordato la M, Camel? No, la M sta per mortacci. Ma certo che lo so che lo fanno per salute del popolo, ma alcune cose non l'ho capita, sa? Le chiese rimangono aperte, ma ristoranti, locali e teatri chiusi. Perché teatro chiuso e chiesa aperta è la stessa cosa, no? Tutte e due sono un luogo di culto dove c'è sta uno che si traveste, racconta una storia e quelli seduti ci credono. Sì, anche perché se dovevo chiudere un posto dove c'è sta uno che promette miracoli impossibili, dovevo cominciare da Montecitorio, mannaggia le bacette. Io quando sento i politici che dicono alla gente famo tutti quanti insieme un sacrificio, mi viene da ridere. Che come quando i VIP di tutto il mondo stavano dentro i villoni di 50.000 metri quadri e dicevano alla gente famo tutti quanti insieme un sacrificio, stiamo a casa. Ti ricordi, Camel? A Berlusconi, dopo fa un sacrificio pure tu, famo a scambio. Tu vieni dentro un monoloculo mio con moglie e due ragazzini e allora sì che famo tutti quanti un sacrificio. No, Camel, io non ce l'ho con i credenti, eh. Ognuno crede a chi gli pare, mi pare giusto. Solo che alcune cose non l'ho capito. Chiudono teatri, ristoranti, locali, bisserie, balestre e tanti altri posti dove c'è gente che tira fuori i soldi per pagarci le bollette e le chiese no. Tutti fanno snorkeling e smart working come si dice e Dio no. Dio è ovunque ma non riesce a fare una messa su Facebook. Dio può fare tutto ma non c'ha internet. Dio resuscita i morti ma c'ha problemi di connessione. Mi sa che però deve fare un corso d'aggiornamento, eh? Che poi, per salvaguardare le persone più deboli e gli anziani, chiudono tutto ma lasciano le chiese aperte, che sono i luoghi in cui ci stanno più anziani. E allora diteci la verità, li volemo far fuori tutti, eh? Comunque io una soluzione l'ho trovata, eh? Ho cambiato un pezzo di insegna della bisseria, da bisseria San Marzano a chiesa San Marzano. Almeno posso stare aperto tutto il giorno. E poi c'ho un sacco di agevolazioni, eh? Le bisserie in Italia pagano un sacco di soldi di IMU e le chiese no. Aspetta Camel, te devo lasciare, sono dei clienti, sono dei preti. Belli fratelli miei, accomodatevi nella casa del Signore che vi faccio pure lo sconto. Come perché? Perché sono signore, mannaggia le bescette. Ah, dimenticavo, se vi è piaciuto il video, condividetelo e iscrivetevi alla pagina. Sono anche su altri social, su Instagram, YouTube, con Grilletto Facile. Iscrivetevi. Vado a farmi una pizza con i preti, eh?